Ciao, chi usa la Bash? Ah, ok. Sapete cos'è? Allora, questo è il sito della mia azienda. Sappiate che stanno cercando programmatori, quindi la 7 pixel. Però a noi ci sarà. Per fare il talk ci basta solo questo. Allora, la Bash è una shell con cui si può fare tutto, 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 tutto. La gente non ci crede, pensa che deve usare altri strumenti, ma alla fine con la Bash si fa tutto. Per esempio, si può scrivere un testo. La Bash scrive un testo. Il testo, visto che la Bash conosce il numero di colonne del terminale, si può anche centrare. Un'altra cosa che si può fare con la Bash è togliere tutto lo schifezzo dallo schermo, pulire lo schermo. Poi, visto che la Bash conosce anche il numero di linee dello schermo, e sa fare anche le operazioni aritmetiche con questa sintassi con due parentesi vicine. È intuitiva, è intuitiva. Si può scrivere anche le cose centrate. Poi si può dirgli di aspettare che uno schiaccia invio. E poi, visto che io non ho preparato le slide, però mi sono scritto quello che volevo dire dentro un file che si chiama slides.txt. Con la Bash, questa qua è nuova della Bash 4, si può mettere anche tutto un array dentro una variabile, cioè tutto un file dentro una variabile di tipo array, con una botta sola, così, tac. E si può fare anche un ciclo. Adesso io non lo so se vale o non vale come cosa, però questo è hands-on. Abbiamo scritto praticamente un PowerPoint in Bash hands-on. Poi non so se vale, per sicurezza non l'ho chiesto. Betti che poi mi dicevano che non valeva. Io ho le slide. Eccolo. Avete registrato stavolta, che l'ultima volta funziona la registrazione? Ma grande. Allora, titolo della slide, cut in bash. Attenzione, non chiedetemi di tornare indietro perché va solo in avanti. Ok, quello che faccio, risolvo un esercizio di programmazione. Vabbè, in bash, l'abbiamo capito. Usando TDD. Una cosa che non vi ho detto, questo non è un talk sulla bash. È un talk su TDD. Non sembra, però. Senza usare framework esistenti. Perché in Bash ci sono alcuni framework. Ah, mi sentite poco forse, poi non viene registrato. No, registro comunque anche la telecamera, Ok. In Bash esistono alcuni framework per fare test driven development, framework XUnit, ma non è che sono tanto belli. Per me si potrebbe fare di meglio. Quindi io faccio da zero. E vi faccio da zero e vi faccio vedere come si fa. Ah sì, l'ho scritto. Costruendo il framework di testing da zero. L'esercizio è un esercizio classico, si chiama String Calculator. Magari lo conoscete, si usa per esercitarsi, si usa questo esercizio qua. Praticamente l'esercizio funziona così. Si deve creare una funzione add che prende in input una stringa di numeri. Sì, una stringa con dentro dei numeri. I numeri sono separati da virgola e la funzione deve restituire la somma dei numeri in input. Molto semplice. Vabbè, se la stringa è vuota, la somma è zero. Ad esempio,
stringa vuota restituisce 0, giusto? Vediamo se siete attenti così. Se 1 restituisce grandi. 1,2 3 perché deve fare la somma e divide. Vabbè. 1,2,4 restituisce 7. Fine. Queste sono erano le slide. Adesso, visto che vi faccio vedere, vi spiego un attimo come funziona TDD. Praticamente è come programmare normale, solo che prima scrivi un testo. Un testo che fa lì. Devo spiegarlo per un po', poi è più difficile seguire il testo. E poi lo fai passare. E poi dopo che mi hai fatto passare cosa fai? Mi scrivi un attimo. Allora, visto che non abbiamo ancora un framework di testing, i primi test li dobbiamo scrivere a mano e dire cosa dobbiamo ottenere. Io alla fine voglio ottenere un eseguibile che, se lo chiamo così, cosa mi restituisce? Ok, siete attenti, perfetto. Non funziona ancora, vuol dire che il test è rosso, che non passa. Però io vorrei anche un framework di testing. E il primo requisito del framework di testing è che io posso chiamarlo con un solo comando e lui funziona. Quindi il primo requisito è che se io lo chiamo così, va, funziona. Invece però mi dà un errore. Quindi questo è un test rosso, anche non è ancora automatizzato, però andremo a costruire il framework di test in TDD, partendo da questo test che non è automatizzato e pian piano automatizziamo. Allora, per farlo passare come facciamo? Facciamo così. Ah, esisteva già. Porca miseria. A provarla prima. Test all. Il test è verde adesso? No. Non è verde. È verde adesso il test? Vediamo? Sì. Primo test passato. Commit. Commit. Si committa sempre. Appena passano le cose, si committa. Secondo test, io vorrei usarlo sul mio editor di fiducia. Ok. Guarda, ci metto anche direttamente questi. Leader. Gli dico che è un... Ok. Vorrei usarlo dall'editor, quindi vediamo se sono capace. Così, test all. Lo lancio, funziona. Non fa niente, ma funziona. Adesso automatizzo un po' il lancio. Facendo così, salvo tutto. Ecco, faccio che prima lo salvo e poi lo lancio. Così se nel futuro mi basta lanciare questo comando e salvo e fa tutto lui. Poi, visto che sono sborone, ci metto anche questa cosa che praticamente faccio in modo che tutte le volte che schiaccio il tasto magico virgola virgola, parte, salva tutto e esegue tutto. Perché ci abbiamo dato un errore? Perché è stupida... Ah, ok. Ok. Boh, funziona. E poi adesso ci metto anche un clear per cancellare bene sopra. Ok. Bene, adesso questo framework qua fa poco perché lo lanciamo e basta. Vediamo se riconosce gli errori. Allora, in Bash, come nelle shell, c'è questo concetto di exit code.
devo trovare un modo per riconoscere quando i programmi falliscono e quando funzionano. Il lexicode è perfetto per questo, perché quando invece questo concetto di lexicode, quando lexicode è 0 vuol dire che è andato tutto bene, quando lexicode è 1 vuol dire che c'è stato qualche problema. Per esempio il comando false, se noi andiamo a vederlo, sapete cos'è il comando false? È un comando che fallisce sempre, che deve esce fuori con un exit status diverso da 0. Quindi adesso dovrebbe fallire, vi faccio vedere come cosa succede quando fallisce. Questa dovrebbe essere la barra rossa, cioè quando c'è un problema. C'è scritto shell returned 1, che vuol dire che non è 0. A noi fa un po' ci fa un po' schifino così, e quindi facciamo una cosa così. Cominciamo a dargli un po' di colore a questa cosa. Facciamo se è 0, cioè è andato tutto bene, non facciamo niente, altrimenti problems. Ok, poi gli mettiamo un po' di colore, per mettere il colore bisogna usare questo comando che si chiama tput, dargli il colore, poi azzerarlo con l'SGR01, il colore glielo diamo qua, e poi con l'SGR1 qua diamo il colore, e con l'SGR0 togliamo tutto. Allora, problems. Se però invece chiami un comando che passa sempre, come il true, e vediamo un po', sapete il comando true com'è? È così. Vediamo l'app di true, ha sempre successo, non da niente, però se noi andiamo a scrivere una cosa del genere, tutto ok, ci dà un bel tutto ok rosso. Va abbastanza bene, chi capisce quando c'è un problema, quando non c'è, però ce lo dà sempre rosso. Come facciamo a mettergli in verde? Col 2. Il 2, come dice Finelli, l'abbiamo molto intuitivo. L'1 è il rosso e il 2 è il verde. Ok, tutto ok. Erano dei guardati sul manuale, adesso non è che posso farti. Va bene. Questo l'ho detto. Ok, questo l'ho fatto. Sono tantissimi. Ok. Scriviamo il primo test vero. Anzi, no, prima questa cosa qua mettiamola dentro una funzione così la togliamo da qua. Oppure scriviamo il primo test vero. Che test scriviamo? Come? Proviamo con stringa vuota. Anzi, proviamo con un numero così. Proviamo che il primo test è, vediamo se riusciamo a chiamare invocare la funzione. Andiamo passi piccoli piccoli, riusciamo a invocarla? Viene rosso o verde? E infatti è venuto rosso. Command not found. Mettiamolo a posto. Allora, creo una funzione vuota e dentro la funzione, per farla vuota, non puoi non mettere niente, devi mettere i due punti, che è il comando che non fa niente. Tutto ok. Non è finito, perché si scrive un test alla volta e quindi passa solo il test in cui viene eseguito. Fino adesso tutto ok. Adesso aggiungiamo un altro, facciamo un controllo, verifichiamo che l'output di add con passato 1 dia 1. E come si fa? Suggerimenti? Allora, per confrontare le cose in Unix si usa il diff. E quindi cosa facciamo? Mettiamo. Ah, di solito l'expected si mette prima.
mettiamo quello che ci aspettiamo dentro file expected e il risultato effettivo dentro un actual e poi confrontiamo. Diff come tutti i comandi Unix decenti, anche lui l'exit code 0 quando i file sono uguali, 1 quando c'è qualche differenza. E quindi il sistema che abbiamo fatto fino adesso continua a funzionare. Adesso questo qui, cosa dà? Che output dà questo comando? Rosso, vediamo. Problems. E infatti dice anche che da una parte c'è 1, dall'altra non c'è niente. Per metterlo a posto, ecco, vedi. Io avevo detto che facevamo il test di dividi, adesso siamo scritto un test, adesso lo facciamo passare. Una cosa che non vi ho detto è che si può far passare barando il dividi. E barare vuol dire che senza implementare tutto, possiamo far passare solo questo singolo test. Ok. Un'altra cosa che non vi ho detto. Barare per andare in barra verde e fai credi le schifezze, quelle schifezze le sistemi durante la fase di refactor. Quindi le schifezze sono questa cosa qua che non mi piace e la chiamo print result, quello che si fa quando si fa il refactor è si lanciano ancora i test per vedere se è ancora tutto verde. Adesso ho creato la funzione vuota e la chiamo tutto verde. Dentro la funzione vuota ci vado a mettere quello che vorrei che fosse eseguito, tutto verde. Poi questa cosa qua la vado a nascondere qua in alto, nella zona dove metto le funzioni del mio framework di test, tutto verde. Un'altra cosa che non è bella è questa qua, praticamente un assert equal. E allora facciamo in modo che sia un assert equal veramente. Sta funzionando? La realtà è che dovrei anche, quando ho finito il refactor, sì, ok, piacerebbe passargli i parametri da qua. Ok, sto facendo troppi passi alla volta. Facciamo così, va. Ok. Allora, spero che si capisca. Qui praticamente glieli passo come parametri. 1 e add 1. Qua glielo sto passando come... Sto catturando l'output di add 1 con questo simbolo qua, dollaro aperta parentesi, e vanno a finire queste cose dentro due variabili, dollaro 1 e il dollaro 2. Gli diamo anche un nome, expected. Allora qua salviamo l'expected, poi salviamo l'actual dentro il file di testo. Adesso ci abbiamo questa bella assert equal qua, la andiamo a prendere, tac, la mettiamo qua insieme all'altro pezzo di framework. Poi guarda, facciamo così.
prendiamo tutto e lo prendiamo tutto e lo nascondiamo qua dentro. Ok. Controlliamo se funziona dopo queste modifiche. Gli mettiamo un errore dentro cablato dentro e vediamo che da rosso. Sì, da rosso. Però non è bellissimo perché non dice cosa non è andato bene. Cioè, io vorrei vorrei che me lo dicesse. Ecco, vorrei che mi dicesse per ogni diff se non è andata bene, secondo ne metto tante. E quindi facciamo così, facciamone un'altra. Allora, 2. Questo cosa dà? Rosso. Problema. Ok. Va bene, andiamo qua. Ecco qua. Perché scrive sempre 1 e allora anche quando c'è 2 dà sempre 1. Ecco. Così dovrebbe essere a posto. Tutto ok. Dicevo che vorrei più feedback sui test che passano. Quindi vado a modificare leggermente qua. E faccio così. Voglio scrivere pass per ogni volta che l'assertiqual passa. Un piccolo pass. Lo voglio sempre fare verde, quindi vado di 2. Tac. Dollaro di put sgr 0. Ok, e ci mettiamo anche il caso in cui non passa. Questo però non l'ho testato. Andiamo a metterci un errore qua. Ok, c'è un pass e poi c'è un fail. Quindi il primo passa, il secondo fallisce. Mettiamo a posto, abbiamo 2 pass. Oh. E ok, però la nostra funzione add c'è ancora poca roba, perché dovremmo anche sommare i numeri separati da virgola. Quindi, cosa facciamo? Un altro test. Allora no, la somma voglio che sia 3 quando gli passo 1 e 2. Fallisce. E fallisce solo quello. Come facciamo a farlo passare? Suggerimenti? Come facciamo a far passare questa cosa? Un for con l'IFS sulla virgola. Vedete, sei avanti. No, facciamo così, facciamo... Te l'hai già visto, cos'è questa cosa? Vabbè. No, prima si fa... il trusco, prima si bisogna fare il trucco e farlo passare alla brutta. Perché? Perché questo ci permette di verificare molto velocemente se il test è scritto giusto. Perché quello che va testato durante il TDD non è solo il codice di produzione, ma anche il codice di test. Se il codice di test, mettendo dentro, infilandoci un trucco lo riesce a far passare, riesce a vedere molto velocemente se prima era rosso poi diventa verde che l'asserzione è giusta. In questi casi semplici non sarebbe necessario e sarebbe giusto implementare direttamente, come diceva l'uomo lì dietro, quel signore lì, però per fini didattici vi faccio vedere come si usa proprio andare proprio nel piccolo dettaglio di infilare. E quindi il trucco è questo qua. Esattamente quando mi arriva 1,2, cablato gli esco 3. Passa. E adesso andiamo di refactor fino a togliere questa bruttura qua che abbiamo messo. Perché questo eco 3 in realtà è come per dire 1 più 2 dentro parentesi aritmetiche. Parentesi aritmetiche, giustamente, logicamente... è il dollaro con due parentesi rotonde. Quando fai il dollaro con due parentesi rotonde, quello che gli metti dentro diventa un'espressione aritmetica e la bash la calcola.
Ok, funziona. Adesso facciamo finta che queste cose qua le andiamo a prendere da un array. Perché la bash ha anche gli array, eh? Ho scritto 1 e 2 e sommiamo il contenuto di due array, dei due elementi dell'array. Passa ancora. Solo che questi 1 e 2 deve essere preso in una stringa, una cosa del genere, con read RA, che vuol dire row, e metti dentro un array. Il read dovrebbe prendere lo standard input. Lo standard input o glielo puoi dare così in bash, ma non va bene, perché viene creato in una un casotto. Non sto a spiegarvi tutte le pazzie della bash, no, non la finiamo più. Un altro modo per infilare nello standard input di un processo una stringa che hai a disposizione è fare così. È un po' come quando metti un minore per fare la ridirezione dell'output e dell'input. E ne metti tre, prende una stringa e lo fa diventare standard input di questo comando qua. Quindi questo qua dovrebbe leggere e mettere dentro un array, perché ce l'ha di array. E passa. Solo che noi abbiamo, ci arriva 1,2. E 1,2 non funziona perché non separa, lui separa sullo spazio. A meno che non facciamo, come ha detto quel ragazzo, di cambiare questa variabile che dice quali sono i separatori e ci mettiamo dentro la virgola. Questo è un idioma tipico dell'uso in bash, è mettere cambiare una variabile appena prendo il comando. Questa è una cosa che è diversa da questa qua. Perché questo lo cambia per tutti, cambia la variabile per tutta la shell, per tutto lo script. Mentre così lo cambia solo per questa riga. E poi ritorno a quello che era prima, se c'era, se no viene buttata via. Ok? Quindi abbiamo che, ecco, facciamoglielo prendere dall'input. Ecco. Ok. Quindi in teoria dovremmo essere quasi a posto. Se non fosse che c'è cablato qua 1,2. Questo lo togliamo così. Questo qua praticamente dice, con l'asterisco, fa il pattern matching. E quindi dovrebbe essere pronto. Adesso se io lo lancio con... due, tre, passa. Passa perché dovrebbe fare lo stesso conto anche con 2 e 3. Vediamo. Passa. Cosa facciamo adesso? Di che cosa? Cosa testiamo? Due valori abbiamo già fatto. 3? 3. Ok. Per cento non c'entra niente. Non passa. Allora, far passare questo in teoria è semplice, basta fare così. Però non è proprio il massimo, perché adesso quando devo fare quattro valori, gliene metto un altro. Allora, quello che si fa è refactor, miglioriamo il codice mantenendo i test verdi. E lo facciamo con bel for. Ok. Local sum. Sì. For. Espressione aritmetica, si può fare così.
questo punto stampiamo la somma. Torna? Perché ho messo questo return? Perché quando faccio il refactor io faccio così, tengo la versione vecchia che funziona, ci scrivo la versione nuova e ci metto il return, così, se poi se va bene tengo solo quella, tengo questa e cancello questa, se va male cancello quella nuova e provo un'altra cosa. No, ma io so. Io committo, però il numero di schiacciamento di tasti che mi serve per fare questo lavoro qua, CTRL Z, status e commit è troppo lungo. Quindi io soft add, questo qua è di troppo, quindi in questo caso, in questi casi qua faccio così, così ho, perché tutte le volte che esco fuori a committare cambio, cambio contesto, quindi per rimanere su, avere solo, rimanere nel contesto del codice uso il trucco del return. Ok, passa? Sì. Allora cosa facciamo? Scancelliamo questo e non funziona. Aspetta un attimo, ecco. Troppo. Okay. Vedi com'è veloce sbagliare così rispetto che col git? Per fare, poi committo. E poi questa cosa che sta diventando un po' grossa, io sospetto che funzioni anche con 0 numeri, anche con 1 e 0 numeri. Quindi cosa faccio? Ho sospetto che funzioni anche nel caso in cui questo, cioè quando è vero entra qua, però io ho l'impressione che questa cosa qua valga anche nell'altro caso. Quindi cosa faccio? Potrei pensarci, ma visto che avendo a disposizione lo strumento del test, evito di pensarci e lo provo. Così. No, aspetta, ho sbagliato. Oh, cazzo, troppo, aspetta. Quindi faccio così. Prendo questa cosa qua e ce la incollo qua sotto, anche il return. Ecco, così non penso e scopro che questo pezzo di codice funziona in tutti e due i casi. Quindi tengo solo lui e cancello l'if. Tolgo questo return, non serve più, tac, esco, committo, tac. E cosa manca? Stringa vuota. Stringa vuota in teoria dovrebbe già funzionare, vediamo se è vero però. Deve dare 0. Secondo voi funziona? Perché? Sì, funziona, buono, bene. Allora, poi facciamo 4 numeri, vediamo se è veramente generalizzato. Funziona. Allora, quando mi succede due volte di fila che va senza che ho toccato niente, io mi chiedo, ma non è che ho sbagliato a scrivere i test e non li sto lanciando più? Quindi quello che faccio, quando le cose funzionano un po' troppo bene, è mettere un errore. Ok, i test funzionano. Questo quello è? Ah. Apri da tutto, ok, anche il test rosso. Orca, se n'è accorto. Se n'è accorto. Ok, questo l'ho lasciato indietro, fatto apposta. Ecco qua. Perché viene fuori tutto ok? Scusa? No, no, vai. Sì. Sì. Controllo solo l'ultima. Qua. Dove faccio il print result? Controllo questo. No, era la penultima. O no? Era l'ultima.
Però ci sono due bachi, eh? Attenzione. Vabbè, abbiamo scritto un framework di testing da zero, cioè, davanti alla platea, due bachi mi sembra il minimo. Allora, controlla l'ultima, ma l'ultima non è l'exit code giusto. Allora, perché? Esegue questa, entra qua dentro. Esegue questo, è l'ultima operazione, un eco. Quindi si risolve così. Questa qua è quella buona, return 0 e return 1. E allora siamo ancora in tutto ok. Però c'era un altro bacco che non vi ho detto. Se a fallire è la penultima, dice tutto ok. Sapete perché? Ma guarda solo l'ultima, andiamo qua. Ta-tac. Ecco qua. E quindi questo si risolve così. Vediamo se questa qua esiste. Allora, per controllare se una variabile settata esiste, io non mi ricordo se si fa con la n o con la z, boh. Quindi però nel dubbio io provo. Ok, così non va bene. Ok, così va bene. Il trucco qua è, se non ti ricordi bene come funziona una cosa, non perderci tanto tempo sapendo che ci può funzionare in un modo o nell'altro, li provi. Se hai dei test veloci, questa cosa la riesci a fare. Altri bachi non dovrebbero esserci, forse. Ok, tutto ok. Ah, c'era una domanda? Ah. Perché true è un comando. True è un comando che dà come exit code sempre 0. E forse è un comando che dà come exit code qualcosa di diverso da 0. Non sono delle stringhe, non sono degli atom del linguaggio, non sono parole chiave, sono solo dei comandi. E quello che può restituire una funzione è solo l'exit code, e quindi un numero. E quindi devo fare così. Avrei potuto però usare true, effettivamente, così. E false, così. Questo dovrebbe essere andato bene. Ti ho risposto? Sì. Grazie. Bene. E altre domande? Scusa? No, aspetta, qual è il problema? Questa riga qua? Ah, ok, perché se li togliamo, allora la 20 non serve, solo per chiarezza. La 24, sì, si potrebbe anche togliere. No, li vedi perché li stampa. È solo che tu magari vuoi che l'assert equal fallisce quando sono uguali. Allora, vado avanti. C'è un'altra cosa. Vedi che usiamo dei file temporanei qua? Non va mica bene sta cosa. Allora, come si fanno queste cose qua? Si usa un'altra sintassi molto, molto facile della batch, che è questa.
Allora, cosa succede? Cos'è? Adesso ve la scrivo, poi vi dico cosa fa. Adesso lo faccio solo per expected, poi si fa anche per actual. Praticamente questa sintassi qua crea lei un file temporaneo della bash, che in realtà non è un file temporaneo, è un descrittore, e esegue in una sottoshell questo comando. 10, ok, perfetto. Lo 0? No, 10. Ah, ok. E allora questa cosa qua ci permette di creare questo descrittore che non è un file temporaneo, però ci assomiglia, e lo pulisce lei, non crea più file temporaneo. E tanto funziona lo stesso. Lo stesso si può fare con actual. Sbagliato. Ma dove? Ah, ok. Boh, sì. Però non bisogna mai fidarsi. Quando vi fanno il refactor del codice che testa e passa da verde a verde, voi non fidatevi. Perché può essere che quando abbiamo fatto il refactor hanno rotto il rosso. Quindi bisogna mettere un errore e vedere se c'è, ecco. Perché quando fai il refactor del codice sotto test, bene che passi da verde a verde, però quando rifattorizzi il codice che testa, devi almeno vedere il rosso. Questa abbiamo fatto anche questa. Però c'è un problema, a parte che commettiamo. C'è un problema, io vi avevo raccontato che scrivevamo un comando che si poteva chiamare da fuori, non una funzione della shell. Com'è sta cosa? Ho parato, non va bene. Quindi cosa facciamo adesso? Dobbiamo creare questo comando bin add. Cosa facciamo? Da dove partiamo? No? Si parte dal test. Parte dal test. Allora, facciamo così. Facciamo 10. Chiamiamo così. Vediamo un test fallire. Track. Fallisce. E poi giustamente lo creiamo. Basta così, passa? Perché? Sì, non ho capito. Ah, ecco, gli ho fregato una volta. No, neanche la prima volta ci siete cascati. Adesso parte però da output niente perché non c'entro niente. Allora, andiamo a aprire questo file qua. E non c'è niente, cosa facciamo? Si fa così, guarda, prendiamo su tutto questa roba qua. Facciamo copia. Ecco, finito? E facciamo incolla. Così passa? Come no? Ah no, non passa, giusto. Non passa perché non lo chiamiamo. Chiamiamogli passando tutti i parametri di input dello script, gli passiamo la funzione. Ok, passa. Va bene? No, perché abbiamo fatto il copia e incolla, non vale. E allora facciamo così, la cancelliamo da qua e qua ci mettiamo un bel source bin add. Funziona? Va bene? Adesso lo zero se lo togliamo. Ma no, comunque funziona. Allora, sistemiamo un attimo lo zero. Prima sistemiamo un po' i colori qua, che non mi piacciono. Diciamo che è uno script di bash. E poi gli diciamo al vim, gli riconosciamo uno script di shell. Oh, qui ci sono i colori, perfetto. Allora, c'è questo zero qua, là in alto.
Sapete perché? Lo spiego io. È qua che ho fatto il source dello script che intanto è cambiato, è diventato un eseguibile, dove gli chiamo add passandogli i parametri dello script. È questo qua che chiama, che poi alla fine scrive lo zero. Ok? Come si risolve sta cosa? O meglio, da dove partiamo per sistemare sta roba qua? Da un test. E allora andiamo qua, scriviamo un bel altro test. Ops. E cosa testiamo? Che l'output di questa volta scriviamo proprio source bin add sia vuoto. Fallisce. E adesso vi faccio vedere come si risolve con questo trucco qua. Allora, qui sintassi sempre bash source. Questo dovrebbe risolvere questa sberla qua. Vediamo se è vero, poi ve la spiego. Funziona. Ok, praticamente questo qua è il nome dello script, è il nome dello script proprio che viene, che sarebbe binad, e questo è il nome del comando. Quando viene eseguito così, come eseguibile, questi due valori sono uguali e allora va bene che faccia add di questo. Quando invece viene inglobato col source da un altro script, il best source è binad, però se viene inglobato da test all, come qua, il BSP, no, aspetta, oh mamma mia, che cosa è successo qua, aspetta, ci sono troppi affari qua, ok, aspetta, abilito il mouse che non sono capace, ok, quando viene inglobato con un source, però qua, c'è nel $0 c'è il nome dello script che l'ha sourceato e quindi questa qua non viene eseguita. Ok, funziona. Il nostro framework di test funziona, tutto ok, funziona. Questo qua dovrebbe funzionare. Cosa dà così? Speriamo. Commitiamo? Io ho fatto tutto, eh. Aspetta. Piglet. Cambiamo test. Cioè? Usano ancora la funzione interna add? Allora, il test. Ringrazio per la domanda. Allora, fanno tutti, usano sempre la funzione interna, a parte il test integrazione che è questo. Allora, stavo scrivendo il thank you, scrivo adesso, ecco, thank you, punto esclamativo, figlet, ciao passo. Perfetto. L'exit code che mi ha dato è zero, quindi vuol dire che è andata bene. Esatto. Allora, abbiamo 2 minuti per una domanda o 2 veloci e poi vi invito ad andare tutti di nuovo di là, che alle 6 c'è il momento finale conclusivo della conferenza. Quindi se qualcuno ha una domanda, con la sorpresa, sorpresissima. Quindi se qualcuno ha una domanda, volentieri, se no, transumate di là. Poteva spendere due parole sulla parte del for, giusto per spiegarlo un attimo, che quello secondo me è veramente mamma mia, satanico. Come satanico? Questo qua? Sì. Ah, sì, l'ho fatto veloce perché... Se no non ci stavamo dentro.
Allora, la chiocciolina se vuoi che dica? Ok. Praticamente, questo è un for, e poi qua c'è questa cosa qua, che vuol dire prendere l'array, tutto l'array perché c'è la chiocciolina, e ogni singola parola praticamente... Metti che array fosse una cosa del genere. 1, 2, 3, 4. Lui la esplode così. 1, 2, 3, 4. Poi fa il quote removal, cioè cancella i segni di quoting. E rimane una cosa del genere. Sufficiente? Voli... No, no, cioè, poi è intuitivo. Sì, no, è intuitivo.